che sembrano appoggiati ad uno scaffale e che vengono innaffiati da un bambino con parole, numeri e colori. Una biblioteca, quella comunale Bernardino Genga, situata in Corso della Libertà a Mondolfo, che letteralmente trasuda cultura e lo fa grazie al suggestivo murales ideato dall'associazione PAM Pro Arte Mondolfo, guidata da Filippo Sorcinelli. Il murales è stato realizzato dall'artista Jody Boschetti, che con i suoi lavori intende caricare i suoi messaggi di positività e speranza appoggiandosi alla visione del mondo che hanno i bambini. Un'opera rientrante in Mondolfo Galleria Senza Soffitto, un progetto nato lo scorso anno in piena emergenza pandemica, che riparte regalando come primo lavoro dell'edizione 2021 un nuovo volto alla biblioteca. Una scelta non casuale, ha spiegato Filippo Sorcinelli. Riteniamo che la cultura sia il veicolo principale, specialmente in questo periodo, per ripartire. Senza la cultura un territorio non riparte, senza la biblioteca, cioè il fulcro centrale dello studio, della lettura, della ricerca, una società non può dirsi libera, coerente e vera. Perciò si riparte dalla cultura, si riparte proprio da questo edificio. Grazie al lavoro dell'assessorato alla cultura e del consigliere con delega Enrico Sora, il comune di Mondolfo ha beneficiato di contributi statali che, oltre ad aver reso possibile la collaborazione con PAM, associazione che ha ideato il murales, ha permesso di realizzare con gli studenti dell'Istituto Comprensivo Fermi di Mondolfo incontri e laboratori sulla street art per collegarsi anche alla nuova opera. Soffitto. All'interno della biblioteca, oltre alla parte estetica, diciamo alla facciata, sono state allestite delle nuove aree per rendere ancora più fruibile la biblioteca stessa. E un ringraziamento particolare come amministrazione comunale lo facciamo all'Associazione Pro Arte Mondolfo e a Filippo Sorcinelli, che con il suo progetto sta rendendo sempre più bello e affascinante il nostro borgo.